compagnia, atterrano, riavvolgono tutta la loro stagnola, la loro domota, che dicono che sulla Luna serve sempre, che sagoma che era. E vanno a fare la loro conferenza stampa, dove avevano lì queste facce lunghe, lì, moge, tristi. Cazzo, sembravano Baggio quando ha sbagliato il rigore della vita contro il Brasile. E tu dici, cazzo, ma sei stato sulla Luna o poi ci bonsi con quelle facce alle porte? Fa questa conferenza stampa e poi parte una tournée mondiale modello Pink Floyd. 46 nazioni in 25 giorni. Li girano come la merda nei tubi e arrivano a casa dell'ambasciatore statunitense in Olanda. Sapete che quando si va a casa di qualcuno a cena è sempre buona creanza a portare qualcosa, no? Cioè gli porta una bottiglia di prosecco, un torrone, un pandoro, lì. Cioè, se non sono genovese non porto mai un cazzo, però quando vedo che si usa a fare così. E allora Armstrong a fine cena si ravana nella tasca e dice: guarda ambasciatore, io l'avrei portato questa, e dà all'ambasciatore statunitense una roccia lunare. In questo non sta più nella pelle, e allora come può si rivende subito questa cosa qua, va a cena a casa del primo ministro olandese e a fine cena dice: guardi, con le congratulazioni dell'ambasciata statunitense in occasione della visita degli astronauti dell'Apollo 11 io le ho portato questa, e mette nelle mani del primo ministro olandese questa roccia lunare. Lui, ben figuriamoci, perde proprio il controllo della minzione, corre al museo di Amsterdam e se la schiaffa in bacheca con tanto di targhetta: con le congratulazioni dell'ambasciata statunitense in occasione della visita degli astronauti dell'Apollo 11. E questa roccia sta lì dal 1969 fino al 2006. Fatemi un applauso che bevo un po'.